pomeriggio e bentornati su You Capital 24, grazie per essere con noi nella nostra giornata. Sono usciti da poco i nuovi dati sul lavoro americano che hanno registrato 254.000 posti di lavoro nel settore non agricolo nel mese appena concluso, quindi nel mese di settembre, di gran lunga sopra le aspettative del consensus. Ne parliamo subito con il nostro prossimo ospite che è Gaetano Evangelista di Agea Italia. Buon pomeriggio Gaetano. Ciao, buongiorno, ben ritrovati. Grazie per essere con noi. Ho fatto una piccola introduzione, Gaetano, perché volevo iniziare la nostra intervista, la nostra chiacchierata, proprio commentando i buoni, anzi direi buonissimi, dati sul mercato del lavoro americano. Sicuramente un dato sorprendente per tutti, visto che questa mattina il consenso raccolto da Bloomberg parlava di una forchetta di previsioni che oscillava da un minimo di 70.000 unità a un massimo di 220.000 unità. Il dato che è arrivato, come commentavi poc'anzi, va al di sopra delle più rosee aspettative. Quindi gli economisti ancora una volta si sono allineati con un consenso, passatemi il termine popolare, che si aspettava un'economia che arrancasse, che avesse grosse difficoltà a creare posti di lavoro. Invece il dato di settembre è stato clamorosamente beffardo, è stato clamorosamente superiore alle previsioni, e quindi va nella direzione del soft landing, no? Cioè, quindi di un'economia che è rimasta insensibile all'aumento dei tassi di interesse, e quindi è un'economia, d'altra parte, che viene da un dato altrettanto positivo. Ieri ne avrete sicuramente parlato, quello sull'ISM Servizi, no? Quindi che ha confermato come l'80% del PIL, tale essendo la parte non manifatturiera, è ripartito in maniera brillante. Quindi questo chiaramente ha mandato al tappeto le aspettative di taglio dei tassi di interesse, che adesso sono per il 91% di probabilità, da 25 punti base a novembre. Ad ottobre la Fed non si riunisce, e non più di 50 punti base. Quindi questa ipotesi di taglio, di maxi taglio, cade definitivamente. Ovviamente ne fa le spese il mercato obbligazionario, con i rendimenti che oggi stanno salendo in maniera molto vistosa, mentre di converso brillano ancora le borse, che contano sull'economia che favorirà la crescita dei ricavi di vendita, la crescita dei profitti. E vorrei ricordare, prima di ripassarti la linea, Giulia, che fra poco più di una settimana parte la earnings season, e quindi sarà interessante vedere come le aziende risponderanno a questi dati sorprendentemente positivi con la bottom line, quindi con i profitti aziendali. Gaetano, volevo rimanere su questo argomento perché ne abbiamo parlato spesso, tra l'altro nell'ultimo anno, di quanto il mercato americano del lavoro sia resiliente. Com'è possibile? Nel senso, abbiamo visto comunque altri dati macroeconomici in America non del tutto positivi, però non si sono poi abbattuti sul mercato del lavoro. Com'è possibile? Ma sai, inizialmente c'era una narrazione abbastanza, diciamo, difensiva, cioè si riteneva che le aziende, scottate dall'indisponibilità di lavoratori dopo lo scoppio dell'emergenza pandemica, avessero preferito mantenere, no, a libro paga i dipendenti anche quando non era strettamente necessario, nel timore di non poterli più riassumere. Però era una spiegazione abbastanza limitata, che poi ha mostrato la corda. C'è un fenomeno importante che a molti è sfuggito, nel molti commentatori, cioè un enorme flusso migratorio negli Stati Uniti, che ha aumentato vistosamente la forza lavoro, quindi, no, i lavoratori. Questo chiaramente non è stato misurato inizialmente, anche perché molto spesso questa immigrazione è clandestina, quindi non è registrata, non è legale. E quindi la sensazione di un mercato del lavoro in difficoltà deve tener conto di questo dato. Mi viene in mente c'era un ennesimo misuratore di recessione incombente, che era questa Sam Rule, dal nome dell'economista Claudia Sam, ex Federal Reserve, che in passato è stato molto efficace nell'anticipare, o comunque nel chiamare l'inizio delle recessioni, che evidentemente sta naufragando miseramente. Qualche giorno fa la BEA, cioè l'Agenzia Statistica Americana,
ha rivisto la crescita del PIL degli ultimi 5 anni, dal 2019 in poi, e ha scoperto come l'economia in questi 5 anni e mezzo sia cresciuta molto più di quanto inizialmente stimato. Quindi tendiamo a vedere il bicchiere sistematicamente mezzo vuoto. Cito un ultimo dato, Giulia, negli ultimi 30 release dei dati sull'occupazione, in 24 casi gli economisti hanno sottostimato le buste paga generate. Quindi c'è una tendenza a fare un po' harakiri, no? Quindi a vedere il bicchiere mezzo vuoto a fronte di un'economia che, nonostante l'aumento dei tassi, che sarebbe dovuto essere fatale, dimostra una grande resilienza. Evidentemente questo aumento dei tassi da cui proveniamo non è stato così impattante, e questo sposta il discorso su un altro argomento. Forse il tasso neutrale, quindi quello verso cui la Fed tende, è più elevato, il tasso ottimale è più elevato di quello raggiunto dal Fed Fund, e quindi tutto sommato questo taglio dei tassi che è stato appena inaugurato non è così importante, non è così indispensabile per un'economia più forte delle previsioni. Perfetto Gaetano, quindi dicevi che abbiamo visto insomma che i mercati azionari festeggiano, potremmo quindi avere anche un ultimo trimestre ancora di così tanta positività come è stato il resto dell'anno sull'azionario americano? Ma c'è un vecchio adagio, Giulia, che dice che le borse finiscono l'anno così come lo cominciano, e non possiamo dimenticare che l'hanno cominciato sicuramente col piede giusto. Quest'anno soltanto un mese, aprile, è risultato negativo. Quindi veniamo da una sequenza di 8 mesi positivi su 9. Storicamente, quando la borsa americana realizza una sequenza quasi ininterrotta, 8 su 9 mesi positivi, tende a perdere qualche colpetto nelle settimane successive, quindi non escludo che da qui a una settimana ci possa essere qualche benigno ripiegamento, però sì, sicuramente, per rispondere alla tua domanda, il quarto trimestre dovrebbe chiudere ancora una volta con segno positivo. Perfetto Gaetano, un'ultima domanda prima di lasciarti andare, volevo tornare in Europa, visto che insomma ormai manca meno di un'ora dalla chiusura di settimana, volevo chiederti un commento su questa prima settimana di ottobre. Ma sai, c'è un tentativo di rotazione in corso, rotazione settoriale, quindi con la tecnologia, per esempio, che fa fatica ad avvicinarsi ai massimi raggiunti a luglio, quindi ormai quasi 3 mesi fa, e ci sono i settori value, i settori ciclici, che stanno un po' rialzando la testa, incoraggiati in Europa da questo mega stimolo di cui dobbiamo ancora capire bene le fattezze, che è partito dalla Cina. Se questo stimolo fosse non soltanto un'operazione di facciata per salvare questa crescita del 5%, ma fosse uno stimolo anche fiscale, quindi anche di domanda e non soltanto monetario, sicuramente l'Europa ne godrebbe in termini di maggiori esportazioni verso la Cina, e quindi potrebbe iniziare ad avere una fase di sovraperformance nei confronti degli Stati Uniti. Per il momento la situazione è ancora nebulosa, non è ancora definita, non è ancora definitiva, però c'è la possibilità che il quarto trimestre possa confermare questa tendenza alla rotazione settoriale e geografica a cui stiamo in qualche misura assistendo. Staremo a vedere. Gaetano, ti ringrazio moltissimo per il momento, per essere stato con noi. Ti auguro a questo punto un buon weekend e spero di averti qua prestissimo. Grazie, sarà un piacere come sempre. Alla prossima. Grazie ancora. Noi ci fermiamo per qualche secondo e poi torniamo insieme sempre qui su Io Capital 24.